Mr. Mikey. Siamo tutti qui. Ciao, com'è? Sì, no, non ti preoccupare, ti aiuto. Sì, ora faccio un video e faccio l'annuncio, non ti preoccupare. Tranquillo, te le faccio trovare io. Non ti preoccupare, grande. Tranquillo, ora lo registro, guarda. Sì, lo registro. Basta attaccare la telecamera e lo registro. È tutto in posizione già. Ok, a presto, grande. Ciao mitico, ciao. Vabbè, andiamo a fare questo annuncio per Rino. Benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda, pura soda caustica come ci piace a noi, perché a noi piace la merda in questo modo, eh? Io e chi mi segue siamo così attratti dal trash di merda proprio che non ne possiamo fare a meno. Prima di cominciare, mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. E oggi, raga, è un video trash di merda particolarmente importante, eh? Un mio carissimo fan che mi segue mi ha chiamato e mi ha detto se gli posso fare un annuncio nel mio canale per fargli trovare quattro donne, perché ha bisogno di quattro donne. Sì, ma col cazzo ci credono, come no? E il video che andremmo a visionare con gioia e felicità, perché ripeto è un favore che sto facendo a un fan, è del grande Rino Rei, spero che si chiami così, si chiama il padre di Enrico Pasquale Praticò. Dio ce la mandi buona e chi ci aiuti, raga, perché stavolta veramente rischieremmo la morte. Oddio. Stop, un attimo, raga. Da cosa si capisce che è un mio fan? Come vi ho detto poc'anzi, che mi ha chiamato a telefono. Ha il mio stesso cappello. Sono Rino Rei, detto Wookie Testa Arrangio. Allora, raga, cominciamo con l'annuncio di questo uomo. Si chiama Rino Rei, spero che si chiama veramente Rino Rei, perché sono indeciso tra Rino Rei o Mino Reitano. Però vabbè, può essere che comunque si chiama Rino Rei, può essere che non mi sbaglio, spero che non mi... Ma chiamiamolo Rino Rei, così, alla d'minchiam, ok? Che non si capisce bene quello che dice. Una cosa si capisce, che il suo soprannome è Walker Texas Ranger, non Walker Texas Ranger, Walker Texas Ranger. Forse perché ha il cappello in quel modo, ma non penso, perché quel cappello è simile più a quello mio che a quello di Walker Texas Ranger. Però, Walker Texas Ranger, l'importante è quello, è convinto lui, convinto anche quelli che lo chiamano così comunque, vabbè. Andiamo avanti, va, che già sta cominciando male, speriamo che non va a peggiorare la situazione qua. Mi servono quattro donne, vedove, non sposate. Allora, oddio santo. Allora, raga. A parte il fatto che ha delle mani più grosse di quelle di Gianni Morandi, mettiamoli a confronto. Poi parte col dire: gli servono quattro donne, mentre fa così, quindi chissà che cosa ci devi fare con quelle quattro donne, birbantello. Gli servono quattro donne, non una, due, quattro, vedove non sposate. Vedove non sposate? Vedove non sposate. Hai capito, no? Come cazzo puoi dire vedove non sposate? Se sono vedove, vuol dire che il marito gli è morto. E quindi è logico che sono non sposate. No, però vedove specificando non sposate, perché possono essere vedove sposate. Si sposano con gli zombie praticamente, no, raga? Sono vedova, però sono anche sposata. Sì, sono sposata con mio marito morto. Ecco, me non lo vedi là.
Se sono vedove, è normale che sono non sposate, perché hanno il marito trapassato, no? È normale. Si dice trapassato o futuro anteriore? Io me li devo vedere queste cose, avete capito? Me l'avete mandato voi questo video, me l'avete linkato voi, capito? Bellissimo. Qualche Texas Ranger. Se mi chiamano a questo numero qua, 345. Raga, e parlo alle femminucce che seguono il mio canale, che stanno guardando questo video, potete contattarlo perché vi dà anche il numero di telefono, casomai lo scrivo qua in sottoimpressione, non lo so. Quindi vi dà anche il suo numero di telefono, ovvero, un attimo che me lo sono scritto, 345-558-389-665-666-661-161-6196, che ve lo scrivo qua in sottoimpressione. Se lo volete chiamare, lo volete contattare, parlo ovviamente sempre alle femminucce che seguono il mio canale e che stanno guardando questo video. Raga, è bellissimo, è un uomo davvero bello, molto splendido proprio. Ci manca proprio la parola, diciamo, da quando è bello, no? No, vabbè, ci manca la parola per modo di dire, da quando, diciamo, insomma, vabbè. No, vabbè, però è simpatico. È un tipo, ok? Quindi cosa cazzo aspettate? Andatelo a chiamare! Rino Rei, Ti aspetta. che lui è lì che vi aspetta con quelle sue mani enormi che fa così, no? Con un cappello tipo come quello mio. Che poi come mai fuori è notte e lui c'ha gli occhiali? Pff, è strano, cioè, di solito gli occhiali si mettono di giorno quando c'è il sole, no? Misteri della psiche umana, ma questo è il suo personaggio, no? Lo caratterizza. No, mi sa che è una stronzata proprio pazzesca. Senza precedenti proprio, raga. Mi chiamo Sesto Pasquale di San Biase, sono vedovo e non c'ho moglie. Non ho capito, raga, mi chiamo Sesso Pasquale, non ho capito, di Sabbiate, che cazzo dice? Un attimo, raga, risentiamo. Però scusami, una cosa, Rino, ma se devi fare un video annuncio, ma porca puttana, fallo giusto, cioè, nel senso, fatti capire quando parli. Col cazzo ti contattano se non capiscono un cacchio di quello che dici, no? Ma è logico, te lo devo tradurre io per farti chiamare? Mi chiamo Sesto Pasquale di San Biase, sono vedovo e non c'ho moglie. È vedovo e non c'ha moglie. Ancora insiste con questa stronzata. Se sei vedovo è normale che non hai la moglie, no? Boh. Perché uno può essere vedovo con la moglie che è morta, non è sposata ancora con la moglie che è morta, boh, ce l'ha accanto, capito? C'ha lo spirito della moglie, se ne va a passeggiare così. Perché puoi essere sposato se sei vedovo, perché cammini con lo spirito di tua moglie, no? Boh. Mi chiamate a questo numero qua. Se lo volete chiamare, chiamate nuovamente a questo numero qua in sottoimpressione che vi metto che è il suo numero. Sì, gli chiamano, come no? Ci credo. Sono a disposizione. Lui, raga, è a disposizione, ok? Mi pare che è stato chiaro, no? In quello che vuole fare. L'avete capito, no? Il doppio senso. Se mi chiamate, io vengo subito. E qui è stato molto più esplicito. Se lo chiamate, lui viene subito. Lui viene. Ok? Sì, però è una cosa troppo. Scusami, cioè, ma tu non puoi andare subito così al puntando. Prima le conosci queste quattro. Raga, sottolineiamo quattro donne, non una, due, quattro. E poi magari da cosa nasce cosa. Non subito così, se mi chiamate io vengo subito. Cioè, mi pare che sei troppo diretto e corri un po' troppo, scala le marce, perché sennò poi vai e parti troppo dritto, potresti avere delle delusioni. Infatti, mi sa che non lo cagano nemmeno di striscio. Però voglio donne belle massicce. Però, c'è un però. Ha delle preferenze, vuole donne belle massicce, eh? Quindi non donne macri, ma. Bionde, capelli neri, Macri, bellissimi, sex. occhi azzurri. Quindi, raga, le preferisce massicce, macri, capelli neri, bellissimi, sex, occhi azzurri. Ho avuto un déjà vu. Ci hai fatto caso anche tu che per un attimo mi sembrava un'altra persona che conosciamo tutti? Sì, quella persona che zappava la vigna. Raga, sembra Enrico Pasquale praticò. Da grande. Boh, mi fa questa impressione, voi no? Se mi chiamate a questo mio
al mio numero. Io aspetto la vostra chiamata. Problema? Non ce n'ho. Quindi raga, presto, velocissimi, lui aspetta la vostra chiamata. Partiamo col fatto che lui, problemi, a parte le mani, perché ce le ha proprio veramente da elefante, non ne ha, ok? Cioè questo qua ti dà uno schiaffo in faccia, la testa te la disintegra. Perché quelle non sono mani, quelle sono pale da giardino. Chiamatemi subito. Ho un cavallo afforiato. Ha un foro afforiato nel cavallo? Nel cavallo? Che cazzo? Raga, chi ha detto? Ho un toro afforiato. Ha un toro avvoiato? Cioè, ma tu sempre là devi andare a parare, sempre nel sesso devi andare a parare, Rino. Prima dice che è un cavallo, poi dice che invece è un toro avvoiato, e se voi lo chiamate se ne viene subito. Proprio doppi sensi, proprio. Guarda, anche un bambino nato 7 giorni fa sta capendo cosa stai dicendo, che ci sono sempre i doppi fini. Arrivederci. Arrivederci. Quindi, raga, avete capito? Vi aspetta. Muovetevi, se ci volete andare. non credo che ci vanno, ma manco per il cazzo ci vanno. Beh ragazzi, questo video trash di merda del padre di una persona che conosciamo tutti, la quale non ci siamo accorti però la somiglianza, è proprio perché veramente nemmeno le stesse parole dice. Alti, magri, bellissimi, sex, con i capelli biondi, con gli occhi azzurri, fai voglia qua. Proprio non si capisce che è suo padre, no? Finisce qui e mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. E come in ogni video, anche in codesto video, la morale è solo una. Sono qua, io come cattai... Ho 22 anni, abito a Motta San Giovanni. Ho 22 anni, abito a Motta San Giovanni.